Ad una settimana dal polverone alzato dalle polemiche post-derby è arrivata puntuale la risposta della squadra. Nel turno infrasettimanale di pochi giorni fa, il successo ottenuto sul più quotato notaresco ha ridato ossigeno a tutto l'ambiente, proprio quello che ci voleva in questo momento. Ora però per i Pendra arriva la prova del 9, l'Aragona di Vasto dirà tanto sul futuro isernino. La partita contro la Vastese è uno scontro diretto in chiave salvezza, vietato sbagliare. Mister Silva lo sa e manderà in campo lo stesso 11 vittorioso pochi giorni fa. Tano in porta, Capuzzo, Frabotta, Barrette e le noci in difesa, centrocampo con Marzio, Fazio che dovrebbe tornare titolare dopo il riposo con Notaresco, Ciccone e Maresca. In attacco sicuro Romano dopo il gol da 3 punti nell'ultimo turno, che sarà affiancato da Petitti, insidiato per una maglia dall'ultimo arrivato Bunga Cameli. Di contro ci sarà una Vastese vogliosa di tornare al successo davanti al proprio pubblico e che viene dal buon pari esterno sul campo della Recanatese. Mister Montani non cambia e si affiderà al suo colorato 4-4-2. Patania in porta, Conti, Del Duca, Di Giacomo e Iarocci linea difensiva. Centrocampo molto tecnico con Sbardella, Fiore, Stivaletta e Russo. In attacco agirà Coné con Sciba libero di svariare alle sue spalle. Partita non facile per i Pendri. Una vittoria significa sorpasso sugli abruzzesi. Nella partita d'andata, giocata a Lancellotta, successo molisano per 1-0 con un gol in avvio di Barretta. A dirigere Vastese e Isernia è stato designato il signore Andrea Ancora di Roma.